Buongiorno ragazzi, questo è dal punto di vista teorico una delle lezioni più importanti. Perché introduco una quantità importantissima che si chiama differenza di potenziale e dobbiamo capire bene la sua differenza, appunto, che ha con il potenziale elettrico. Perché non sono ovviamente la stessa cosa. Da cosa si parte? Ovviamente dal campo elettrico. Chi genera i campi elettrici? Le cariche elettriche. Bene. Ad esempio questo, per esempio, sembra un campo elettrico creato da una carica puntiforme, esattamente in questo punto, ma è un esempio. Riassunto delle puntate precedenti. Vi ho detto che se noi partiamo eh, da un punto A e faccio un percorso chiuso qualsiasi, un percorso orientato, che poi andiamo... A chiamare gamma, allora vi ho detto che l'integrale del campo elettrico scalare dl, dove dl sono gli infiniti, diciamo gli infiniti infinitesimi eh, di percorso di gamma, questa cosa fa zero. Questo perché il campo è conservativo. Quindi, questa l'avevo chiamata la circuitazione lungo il percorso gamma del campo elettrico. Vi avevo detto che l'unità di misura erano i volt, e vi avevo detto anche un'altra cosa importante: che grazie a questa cosa qua io posso definire in A. Un valore del potenziale. Questo perché se invece facendo un percorso chiuso, ehm, diciamo, il contributo totale non facesse 0, io non potrei, perché fate finta che io definisca in A un valore uguale a 6 volte di potenziale. Se poi faccio un giro e ritorno in A, il contributo non fosse 0, ma ad esempio fosse 7, allora questo potenziale dovrebbe aumentare di 7 e poi, se faccio un altro giro, aumentare ancora di 7, e quindi non riuscirei a definire in A un valore ben determinato. Poiché il campo è conservativo, posso, e questo è anche la stessa cosa che succede per le energie, diciamo le energie potenziali, perché le loro forze collegate sono conservative. Bene, quindi l'idea è che posso definire in A. Un certo potenziale che chiamo VA. Ora, perché la circuitazione è così importante? Perché allora io posso pensare che, e riscrivo la circuitazione, io in questo circuito chiuso. Perché fa 0? Perché avendo definito VA posso dire sostanzialmente che sono partito dal punto A, quindi questo mi simboleggia l'inizio, e sono arrivato al punto A. Ho fatto un percorso chiuso. Ok? E questa cosa fa 0. Ora, partendo ragazzi dal punto A e arrivando allo stesso punto A, è, ma perché fa 0 a posteriori? Perché potendo introdurre un potenziale è come se io avessi fatto VA meno VA. E ovviamente una cosa meno se stessa fa 0. Questa potrebbe essere una cosa complessa, ok? Però ve la introduco perché adesso la domanda è, ma se io invece non vado da A ad A, ma vado da A a B, cambia qualcosa? Quindi se io vado dal punto A, ad esempio ragazzi, al punto B e faccio questo percorso qui, intanto questo non posso più chiamarlo gamma perché gamma sono i miei circuiti chiusi. Quindi. Lo chiamo semplicemente L, un pezzettino di... è come se fosse un pezzettino di gamma, ma adesso lo chiamo L. Beh, la f... diciamo, e io mi chiedo quanto vale l'integrale del campo elettrico per andare da A a B. Quindi, ragazzi, la struttura è la stessa. Cioè, mentre prima ho detto VA-VA, adesso mi chiedo quanto fa VA-VB? Ok, quindi parto da arrivo a B e vado a dire, beh, quindi sarà l'integrale, attenzione, non più chiuso, perché non vado, non faccio un percorso chiuso, beh, del mio campo elettrico per il mio DL. Che cos'è DL? Allora, devo immaginare la linea L di spezzarla in tanti pezzettini rettilinei e ognuno è il mio DL. Ok, adesso questa idea poi la riscriverò bene. Allora, ragazzi, questa quantità qui fa 0? Ma è mica detto. Perché fa 0 se io vado da A e arrivo fino in A. Ma questa non è una circuitazione. Io qui sto andando da A fino a B. Però intanto vi ho definito la differenza di potenziale. Perché se voi guardate, se io chiamo il potenziale via è un potenziale VB. Che cos'è VA-VB? È la differenza di potenziale che c'è tra il punto A e il punto B. E come faccio a crearla? Prendendo un circuito qualsiasi, L, e all'interno cosa c'è, ragazzi? C'è un prodotto scalare. Quindi, poi sviluppato sarebbe il modulo di E per il modulo di DL per il coseno dell'angolo che c'è tra E e DL, quindi è come se io per calcolare la differenza di potenziale che c'è tra il punto A e il punto B, dovessi andare punto per punto, tipo mi metto su questo DL, ok? E mi chiedo tu DL scelto a caso che nasci in questo punto qui e tu campo elettrico che nasci anche tu in questo punto qui e che mi vai come le linee di campo elettrico che angolo c'è tra dl e il campo? Vi ricordo che questo che ho messo in nero piccolino è il mio dl e questo che ho messo in azzurrino è il mio campo in questo punto, e ragazzi, l'angolo ovviamente in questo caso è 90, ma ciò non sarà sempre vero. Ad esempio, se io vado, se come dl prendo questo qui e come campo prendo questo qua, vedete che qui l'angolo è acuto. Ecco, io questa cosa devo farla per ogni punto, ok? Mi chiedo quanto vale questo pezzettino qui, punto per punto. Ottengo dei degli scalari e poi con gli integrali li sommo tutti. Quindi, diciamo, integro da a a b. È una somma di scalari. Beh, ragazzi, quindi abbiamo visto che è mica detto che v a meno v b faccia fa 0, fa no? Non, non significa niente. Ma, proprietà dei identica se uno ci pensa al concetto di campo conservativo, la domanda è ma se io prendessi un altro L il risultato cambierebbe? E la risposta è assolutamente no. Quindi, se voi mi dovete dare una definizione di campo conservativo, potete dirla in due modi. Campo conservativo è un campo che intanto se uno fa l'integrale, diciamo, da, in un percorso chiuso è 0, ma equivalentemente, se uno invece mi, fa, mi dice il campo è conservativo perché, eh, diciamo, l'integrale da un punto A a un punto B del campo conservativo è indipendente dal percorso fatto, beh, questo è eh, equivalente a dire che l'integrale lungo un percorso chiuso faccia 0. E tra l'altro perché queste due cose sono molto simili? Beh, ragazzi, perché se io vado da A a B in tre modi diversi, ma VA-VB fa sempre 8 volte, magari perché il faccio un esempio, eh? se il potenziale in VA facesse 11 volte e il potenziale in B facesse, cosa ne so, 3 volte, allora vedete che la differenza di potenziale farebbe sempre 8 qualsiasi percorso tu faccia. Bene, e perché sono equivalenti queste due cose? Beh, perché se adesso io partendo da questa definizione qui dicessi, ah ok, quindi adesso io voglio creare un percorso chiuso, come faccio? Beh, ad esempio prendo come primo percorso questo qua, e poi come secondo percorso questo qui. Eh, e quindi cosa succederebbe? Che nel percorso 1 quello che va da A a B, e poi chiamo percorso 2 quello che va da B ad A. Quindi, se io facessi il percorso chiuso che va da A a B, e poi il percorso ovviamente da B ad A, quanto farebbe questo percorso totale? Lo vediamo subito. Allora, il percorso 1, diciamolo così, il percorso totale. Okay? Quindi il contributo totale sarebbe il percorso lungo 1 più il percorso lungo 2. Quindi a casa mia il percorso totale, che va da a ad a, lo scrivo così. L'integrale chiuso, perché vado da a ad a, di e del, che sarebbe, allora, lungo la 1 come lo chiamo? Beh, sarebbe quello che va da A a B, sempre D e DL, più il 2, come lo chiamo? Beh, è quello che va da B ad A. E per come li ho definiti, ragazzi, che cos'è? Il percorso da A a B. Il percorso da A a B è VA meno VB. A cui aggiungo, beh, per come ho definito le cose, visto che questo qui è sempre uguale a questo, e questo è sempre uguale a quello su, questo qui sarà VB meno VA. Ok? E come si può vedere, visto che VA-VA va via e VB-VB va via, questo fa zero. E, e cosa ho dimostrato in modo molto semplice? Che la circuitazione fa zero. Quindi, partendo da una definizione ehm, che ci dice che, visto che il campo è conservativo, allora per andare da un punto ad un altro il, percorso non, il risultato non dipende dal percorso, quindi il percorso non incide, ok? Sulla differenza di potenziale tra un punto A e un punto B, sono arrivato a dimostrarvi che la circuitazione è nulla. E, tanto per capirci, allora, questa quantità qui, ragazzi, visto che è VA-VB in questo esercizio, fa tra l'altro 8 volte, perché devo fare 11-3. Mentre questa quantità qui, visto che devo andare da B ad A, sarebbe VB-VA e fa meno 8 volt, infatti sommando più 8 volt con meno 8 volt ottengo ancora una volta 0.